Drive Point al Codma di Rosciano a Fano per sottoporre a tampone una settantina di cittadini della provincia pesarese. Tra loro ci sono amici e parenti stretti di alcuni ragazzi che al rientro da un viaggio in Croazia sono risultati positivi al coronavirus. Si tratterebbe di giovani residenti a Fano, Pesaro e Montecchio. Dopo un'indagine epidemiologica dell'ASUR che ha individuato e chiamato i contatti stretti, questa mattina si è svolto il monitoraggio straordinario per prevenire e in caso spegnere sul nascere un eventuale nuovo focolaio, tutti in fila senza scendere dall'auto. Sì, abbiamo fatto questo intervento su strada perché stiamo facendo un'intensa attività di tracciamento dei contatti, quindi non riusciamo a fare tutto con le squadre domiciliari e dobbiamo ricorrere a questi drive per cercare appunto di sottoporre a test diagnostico la maggior parte dei contatti che identifichiamo. Ci sono anche bambini e anziani, quali fasce di età? Sì, abbiamo identificato anche dei bambini che erano dei contatti di un centro estivo, abbiamo classificato ovviamente i contatti con il sistema dei cerchi concentrici come si fa in genere nelle indagini epidemiologiche, i contatti stretti li abbiamo invitati a fare il tampone per la diagnostica molecolare. Mi conferma che ci sono anche familiari di persone rientrate da una vacanza? Sì, ci sono dei familiari di giovani che sono rientrati da vacanze all'estero. Questo è una cosa abbastanza normale perché noi stiamo assistendo a una pandemia di portata mondiale, quindi è normale che gli spostamenti, i viaggi comportano un certo rischio di acquisire le infezioni e di conseguenza di poi di sviluppare dei focolai una volta che la gente è rientrata. Però questa è una situazione diciamo ai limiti parafisiologica considerando la riapertura e il periodo estivo. Il Drive Point proseguirà nei prossimi due mercoledì sia per il percorso guariti sia per sottoporre a tampone altre persone entrate a contatto con i viaggiatori rientrati in Italia e risultati positivi al virus. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 16 nuovi casi nelle Marche sulla base di oltre 1000 tamponi eseguiti. Di questi quasi 600 sono riferiti al percorso nuove diagnosi e più di 400 al percorso guariti. 5 i casi in provincia di Ancona, 7 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in quella di Pesaro Urbino e poi un residente con domicilio fuori regione. I contagi, fa sapere il GORES, comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici e screening per inserimento lavorativo. Il numero di degenti invece cala da 11 a 10 tutti i reparti non intensivi, mentre sono in aumento i positivi in isolamento domiciliare ad oggi 157. Le persone isolate in casa per contatti con contagiati scendono a 1390, tra queste 47 sono sanitari. Anche oggi, infine, non si registrano decessi. Thank you.